immagini molto belle, molto suggestive. Sono rimasto molto colpito. Che emozione vedere Oracon che gareggia con una rossa e uno sfondo di San Martino. Questo è Napoli, noi per fortuna sono emozioni che viviamo ogni giorno. Adesso queste emozioni e queste immagini le facciamo girare per il mondo. Hanno chiamato amici che stanno negli Stati Uniti, hanno rimasti colpiti dalle immagini di queste ore, quello che volevamo, adesso ho detto sin dall'inizio, questo ci serviva, un'iniezione di orgoglio per i napoletani, e andiamo avanti così. Dopo cosa spera per il futuro? Di migliorarci sempre. E il bilancio positivo di De Magistris, cioè De Magistris sarà felice se domenica cosa succederà? Ma io sono sempre felice. Okay. Dopo questa prima tranche di regate, 5 minuti con le regate di flotta, uno spettacolo unico, Napoli potrà rilanciarsi anche per competizioni di più grande spessore, penso alla Lulletton Cup. Sì, ma Napoli appunto è ripartita, stiamo avendo delle richieste importanti, alcune le abbiamo già annunciate, altre le annunceremo nei prossimi giorni, dal Giro d'Italia, tante altre cose importanti. Questo è segno che Napoli oggi viene vista come una delle città più importanti del mondo, quindi è iniziato un percorso, ma non da oggi, perché per arrivare a oggi c'è stato un duro lavoro, quindi non sono cose che nascono da un cilindro, ci vuole il lavoro delle istituzioni, il lavoro delle persone, tutto dipende dalla volontà e dalla determinazione. Nel vedere questo lungomare così affollato, che sensazioni e che emozioni suscita? Ma bello, da napoletano prima che da sindaco, perché questa, io mi sono candidato a sindaco per fare questo, cioè per rilanciare l'immagine di Napoli nel mondo e dare posti di lavoro ai nostri giovani. America's Cup serve anche per creare posti di lavoro, questo è qualcosa non... Molti non l'avevano ancora capito, poi c'è il problema di risvegliare anche un poco il pensiero di alcuni napoletani e non bisogna addormentarsi, bisogna... noi abbiamo la capacità, come dice un grande scrittore napoletano come Henry De Luca, siamo in grado noi napoletani di prevenire il futuro, ce lo possiamo anticipare. Io credo che con questa scommessa sul lungomare abbiamo anticipato il futuro, abbiamo delineato la città che sarà nei prossimi anni. Scusi sindaco, lei che tipo di velista è? Prima dell'esperienza di oggi, no, a me è andato in barca a vela, è stato socio di uno dei circoli napoletani. Sono andato in barca a vela da ospite, sono molto affascinato, poi c'è mio figlio il grande che va sull'Optimist e sul laser d'estate. È socio di un circolo al mare? Non siamo soci, siamo come dire... amici di tutti i circoli della città, come giusto che sia per un sindaco. Abbiamo tanti circoli, mi auguro che questa sia anche l'occasione per rilanciare i vari circoli, dal Savoia al Canottieri alla Lega Navale, insomma sono potenzialità enormi. Anche l'Italia? Certo, bisogna rimettersi in moto tutti. Però, il circolo Italia, le ha citato i più importanti meno l'Italia? Sì, pensavo. Sì, vabbè, non citate alcuni, non è che perché quelli che non ho citato sono... escluso, c'è anche il circolo Posillipo, posso andare a San Giovanni dove c'è il Porto Ferito, poi andremo a Bagnoli, Napoli ha la fortuna. E allora come mai abbiamo l'imbarazzo della scelta? Appunto, come mai i circoli sono rimasti esclusi dall'organizzazione? No, non penso. Sono coinvolti, no, assolutamente. Sono tutti quelli che stanno vicino alla barriera, creando più spiaggia, più mare, quindi più occasioni per vivere questa città, perché questo è poi il nostro obiettivo. Ragione spettica, allora. In questo momento ripeto che vorrei un po' più di iniziativa da parte di tutti. Noi ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo rilanciato questa immagine, adesso mi farebbe piacere vedere tutti i ristoratori del lungomare, gli albergatori, i circoli, che oltre a esprimere le loro opinioni sempre legittime cominciassero tutti quanti a proporre qualcosa per la città, perché avranno porte aperte. Il comune, ogni iniziativa che va nella direzione dello sviluppo e del rilancio della nostra città avrà accoglimento pieno, a cominciare dall'allargamento che abbiamo fatto dell'occupazione dello spazio pubblico, basta andare in queste ore sul lungomare e vedere che sono raddoppiati gli spazi dei ristoratori. Io penso che nel mondo molti farebbero carte false per avere un ristorante a via Partenope liberato.